Uno dei miei primi punti programmatici era proprio la salvaguardia dell'ospedale e da qui poi partire per il futuro, per creare quelle che siano le condizioni migliori per dare una sanità di livello maggiore. Il decreto Balduzzi ha determinato sulla sanità sanitaria un taglio eccessivo di strutture che hanno apportato sulla popolazione dei notevoli disagi dal punto di vista dell'assistenza sanitaria. Partendo da questo presupposto, noi dobbiamo salvaguardare innanzitutto quelle che sono le nostre strutture funzionali in termini di posti letto. E oggi abbiamo avuto anche un supporto da parte del commissario della nostra azienda che su mio invito è oggi venuto qui in quest'ospedale. Si è fatto un lavoro insieme al commissario Magistri, al sindaco di Sant'Agata, ed è un lavoro che è riuscito bene, che è stato quello di salvaguardare perlomeno l'esistente, tenendo conto che Sant'Agata è un presidio ospedaliero di emergenza ma anche di frontiera. Vi sono circa 80-90 mila abitanti, utenti, cittadini utenti di questo presidio ed è un grande risultato quello che si è ottenuto. Si lavora perché nel futuro, partendo da questa base, si possono avere più servizi completi, ma soprattutto anche, già vi è stata l'attacco, vi siano anche possibilità di altri strumenti diagnostici. Si parlerà di endoscopia, si parlerà anche di avere, secondo me, la geriatria a Sant'Agata di Militello, una serie di servizi aggiuntivi che possono essere indispensabili a un territorio come quello di Sant'Agata di Militello.